Si usava però internet era pagamento e quindi era un problema. Guarda,
mi sono messo a ricercare siti, aiutato da persone che erano già tante, per poter capire come funzionava il meccanismo, l'asta e tutto il resto. E lì ho cominciato i primi, siccome non era intenzione, non si sapeva che risultati ci poteva dare la ricerca, chiedevo solamente se mi mandavano una scansione della cartolina con una buona risoluzione per poter presentare delle scuole per la ricerca sul territorio. Qualcuno me l'ha mandato. Poi dopo poco ho capito come funzionava e sono riuscito a entrare nel giro andando a cercare qualche mercatino, cercando delle persone che potevano aiutarmi e le ho trovate, ce ne sono ancora delle altre persone che si fanno andare ai mercatini non vado più. Riescono, se trovano qualcosa, sanno che se è al padre, lo recuperano e me lo prendono loro. Non si più tutti. Solamente nella calligrafia abbiamo capito che erano insensati, di fatto è indecibile. Un'altra che mi ricordo di una mamma di un padre che mandava la cartolina di auguri alla figlia che era ancora nel mare. E sono cose che fanno piacere. Una volta nella casa di Riccardo, che poi questa signorina diventava figlia, ho trovato un altro particolare, una lettera di una signorina del padre, che in pratica diceva fidanzato, insomma, deciditi cosa dobbiamo fare, cerca di pensarci un momentino, perché io sono stufo e parlo ancora, dicevo questo. E pensate, nella lettera c'era una viola del pensiero, e c'è ancora, siamo a casa, quindi sembra una cosa strana, però si trovano anche queste. Queste cose che sono particolari sono veramente, si rimane sensibili, invogliano anche a fare una ricerca perché si trova qualcosa di interessante anche per gli altri. Per esempio, tante volte diamo una copia della cartolina a chi l'ha inviata per ricordarsi con i complimenti, no? A loro perché l'abbiamo trovata, a loro perché l'hanno scritta. Purtroppo però ormai le cartoline non se ne sono più. La ricerca è nata proprio su questi avvenimenti del signore che si è andato le due cartoline, abbiamo iniziato a fare questa raccolta. Naturalmente interessando anche gli amici, gli abitanti di Albani e facendo anche un po' di pubblicità per ritracciare queste cartoline. Oltre a quelle sono arrivate anche delle fotografie che allora fanno comodo per avere anche una documentazione sui posti di Albania. Una cosa che mi è piaciuta molto è che fare le ricerche. Veramente, lavorare è sempre stato impegnato nella ricerca, fa parte dello statuto della ricerca, per conoscere i territori. E di ricerche abbiamo fatte tante. Io dico qualcuno così per qualcuno che non è a corrente, non è del padre. Abbiamo fatto una digitalizzazione dell'ex archivio di Albani dal 1700 fino al 1900. Abbiamo scattato qualcosa come 12.000 fotogrammi, superiore a 12.000 fotogrammi. Abbiamo fatto una ricerca su Capone, abbiamo fatto una ricerca per vedere subito a compagnia la recuperare. Abbiamo fatto una ricerca sulle cartoline e no, per l'ultimo, per il momento, stiamo facendo ricerche per cittadini che vivono in Argentina che vogliono avere la cittadinanza italiana. È un impegno abbastanza pesante perché bisogna andare a parlare, cercare documenti sui libri di matrimonio e le partenze, trovare no, per qualcuno della prima branca che legge latino come legge italiano, quindi perché sono scritti tutti in latino e a mano, quindi sono difficili anche da tradurre, però si riesce a farlo e si hanno risultati voluti. Questa è proprio la ricerca che è nata in noi, tutti quelli da lavorare, si cerca sempre di andare a farlo. Quello che dispiace veramente che non ci sono più cartoline. Però penso che lavorare in un modo particolare stia facendo qualcosa del genere. E ve lo dico. È solamente 24 anni che facciamo un calendario, dal 1999. Questo è quest'anno, poi l'anno prossimo sono 24.
ci sono 13 immagini, 12 mesi la copertina, che se bene il padre continuava a dire cosa fotografiamo, ora cosa fotografiamo, questo, tutti gli anni c'è qualcosa di nuovo. Beh, io penso che nel 2050, quando faremo il 75esimo regolare, faremo una pubblicazione del libro che ricordi al padre Precario Mugion. L'aspettiamo a collaborare oggi. È un impegno, Fabio. È un impegno per noi. È un obiettivo. Questi sono proprio un modo per continuare. Sono fotografie veramente che raccontano la storia del padre di quelli, perché so che ci sono tante papesi che vogliono proprio il calendario e lo prendono magari un copio e per tenerlo come racconta, come testimonianza di quello che si vede di Abate, cambia di tutto il resto. Mi carichiamo, a me piace la fotografia come qualcun altro, ma questo qua. Ho visto che adesso hanno cambiato i marciapiedi, hanno fatto, è un'innovazione, ma perché hanno potuto la fare? Hanno rifatto questa mattina, visto che hanno rifatto il passamento davanti alla pensilina. Sono sciocchezze, però le sciocchezze anche quando passava il carro era una cosa normale. Quando poi passava il tram era una cosa straordinaria. Quando hanno spartato, mi ricordo, era 5 gradi la campiolina. Mi ricordo negli anni, fine degli anni, inizio degli anni 50, c'era questo cilindro grosso che spartava ed era una cosa straordinaria, perché ormai si pensava alla macchina del genere con terra battuta. Però ecco, sono quelli. Quindi io credo che chi fa la fotografia ancora, facciamo la fotografia perché nel 2050 faremo il 75esimo e faremo un libro. Ti ricordi il padre? Grazie, ho finito. Grazie. Grazie Luigi. È davvero, quando si fa una pubblicazione è necessario dire tanti grazie. Innanzitutto il direttivo, perché non c'è una pubblicazione se non c'è un gruppo alle spalle, ciascuno dei quali ha un proprio compito, una propria specificità, diciamo dei talenti da far giocare, e il gioco di squadra consiste proprio nel mettere insieme queste potenzialità, queste risorse, perché il risultato sia il migliore possibile. E quindi il primo grazie va al direttivo, quello attuale e i direttivi precedenti, perché ciascuno ha contribuito a portare avanti questo disegno, questo progetto di associazione. Grazie a chi ci ha dato del materiale, le cartoline nella fattispecie, ma anche documenti, racconti, testimonianze attraverso le quali noi abbiamo a poco a poco ricostruito vari ambiti, tante storie della storia di Abate. E grazie in questa occasione agli editori. Credo che sia una bella collaborazione, esistente già da anni sotto tanti aspetti, ma in questo modo, con questa pubblicazione, un libro che esce con edizioni Agora, ma soprattutto con edizioni Nodo Libri, che vuol dire tante cose a livello di cultura maschera. Quindi i grazie a Gerardo, l'abbiamo già dato, è il primo responsabile di questa nostra ricerca, quindi sì, te la prendi la responsabilità, e a Fabio Cani, che ci ha accompagnato in questa impresa con la sua consueta intelligenza, con l'esperienza, con la competenza, ma soprattutto con quella sensibilità tutta particolare per la quale sa mostrarci nei documenti, negli episodi, negli accadimenti, le persone che ci stanno sotto. Ed è il modo vero di guardare la storia. Allora, Fabio, tocca a te. Grazie, volentieri. Tanto grazie a tutte e a tutti voi di essere qui. Fare questo libro è stato bello. Evidentemente potrebbe essere qui. Nel senso che ma io in particolare sono molto contento di averlo fatto, e sarò più preciso.
sono molto contento che sia stato fatto in questo modo. Provo a spiegarmi. Allora, io personalmente, e l'ho anche già confessato pubblicamente, ho una testimone in Fulvia, ho nei confronti delle immagini un atteggiamento che si potrebbe definire fanciullesco. Cioè, a me le immagini piacciono. Piacciono anche nel senso che guardando le figure, come abbiamo sempre detto, ho l'impressione che si possano capire le cose. Allora, atteggiamenti, mi permetto solo un piccolissimo riferimento, che quando alla fine del Settecento l'Enciclopédie, uno dei testi fondamentali della cultura moderna europea, ha avuto l'aggiunta dei numerosi volumi di tavole, la raccolta delle tavole dell'Enciclopédie, i due curatori di Drouet de Lambert giustificano questa cosa dicendo che con le immagini si capisce. Un'immagine è la famosa frase: un'immagine vale più di mille parole, che è vero e non è vero, però come dire, riassume un po' l'atteggiamento. Allora, l'immagine è incuriosente, ha delle grossissime capacità narrative, come ormai dovremmo sapere, ma l'immagine va interrogata. Come tutti i documenti da soli non parlano, bisogna fargli le domande, bisogna imparare a fare ai documenti e alle figure le domande, tra virgolette, giuste, le domande, sarebbe meglio dire le domande appropriate. La stessa immagine, cioè lo stesso documento, interrogato con domande diverse, risponde cose diverse, lo sappiamo benissimo. Lo sappiamo perché noi guardiamo una figura, una cartolina, perché ci piace la veduta, e va bene così. La giriamo e leggiamo, come ha detto prima Zanfrini, i mittenti destinatari, e vediamo le altre cose, poi la guardiamo nei particolari e ne vediamo ancora altre. Alcune cartoline, Franca lo sa benissimo, vanno guardate e riguardate per capire anche solo quando sono state fatte, ma più genericamente per capire che cosa sono in grado di raccontarci. Allora, questo è il riassunto molto in breve di un atteggiamento che credo che come casa editrice abbiamo perseguito fin dall'inizio, cercando di non distinguere mai tra testo e immagini, e soprattutto sforzandoci di non usare le immagini come pura decorazione. Le immagini sono un pezzo della narrazione. Allora, questo libro, che ha fatto Agorà e a cui noi abbiamo dato un contributo finale, diciamo così, un contributo anche di organizzazione, diciamo così, è un bel esempio di questo, perché il materiale non è semplicemente presentato, ma è organizzato secondo certe linee narrative. E questo, secondo me, è l'elemento essenziale ed è l'elemento importante. Poi certo, io lo guardo e ci vedo alcune cose, lo guarda Gerardo e se ne vede altre, intendo dire, non solo perché uno dei due magari su una cosa sa di più, ma proprio perché sono diversi i nostri sguardi. Ma questo è fondamentale ed è, come dire, è una delle regole fondamentali del gioco. L'importante è quello, e qui c'è stato davvero un grosso lavoro di Agorà e Badetto, di Franca in primo luogo, perché poi anche le associazioni, dietro i nomi delle associazioni sono delle persone e ruoli anche diversi, la capacità di Agorà è stata quella di indicare una serie di cose.
quello che superficialmente può essere inteso come una serie di didascalie sono in realtà una serie di inviti a guardare, farsi venire in mente delle cose, magari anche andare a guardare dal vero alcune situazioni, che è il modo giusto in generale di guardare le immagini. Poi certo, uno può anche guardarle così, cioè si sfoglia come un cartone animato, no? Vuole guardare così, però davvero io credo che questo libro in maniera molto semplice, molto serena, riesca a dare questa indicazione di provare a guardare le immagini, che sono un ipotetico, no, meglio, un parziale riassunto della storia del Novecento, di questo paese barra quartiere barra ombelico del mondo, perché su questo bisogna, questo è uno degli elementi essenziali di quella malattia che è diffusa, non è solo dal Marte, perché appunto io ho lavorato con l'altro ombelico del mondo che adesso, appunto, di cui volevo mettere avanti le cose, perché vabbè, adesso stiamo parlando di Abate, quindi lasciamo stare tutto il resto. Quindi che è stato paese, che è quartiere in una certa misura, ma che è stato e resta e sarà probabilmente un pericolo del mondo. Allora, se questo libro vi fa venire voglia di fare questa operazione, diciamo così, che non vuol dire che uno va a casa e si immerge nei documenti perché deve assolutamente scoprire che cosa c'è in quella figura, nell'angolo in basso a destra della figura a pagina 25, ma appunto è un'indicazione di guardare alle cose. Credo che il nostro progetto sia ben congegnato e il risultato era abbastanza vicino a quello che ci auguravamo. Nota a piedi pagina, nonostante che Albate sia il centro dell'ombelico del mondo e nonostante che ad Albate, questo sia un fatto abbastanza raro, non unico ma raro, ci sia un gruppo di persone che da anni, si dice in genere da tempi non sospetti, i tempi sono sempre sospetti, ma comunque da molti anni si dedica all'approfondimento di questa cosa, la soddisfazione è stata quella di riuscire a trovare delle cose che ancora non aveva mai visto. E questo devo dire è una medaglietta che volentieri ci appuntiamo, perché dal nostro archivio, dalle nostre ricerche, che appunto, come ho detto, anche queste sono di molti anni e hanno uno degli aspetti fondamentali proprio quello dell'immagine, qualche cosa di nuovo è venuto fuori ed è stato bello poter arricchire questa ricerca. Quindi grazie per parte, viva. Allora possiamo. Adesso passiamo alla parte didattica. Di alla scoperta, perché è vero quello che diceva Fabio. Diciamo che da diversi anni noi pensavamo di aver ormai toccato il fondo del barile, ormai ci facevamo i cartolini e non ce ne sono più in giro. E invece, guarda caso, qualche giorno dopo, subito se ne trovava una e anche molto bella. Fabio, in quest'ultimo mese, ce ne ha messe in disposizione diverse, ma davvero molto belle. Come pure per le risposte. Tante domande, molte hanno trovato risposte, alcune no. Alcune sono ancora un enigma e che ci stimola a dire andiamo avanti. Alcune ci consentono di fare delle ipotesi. Ma prima di spegnere la luce, mi permettete di leggere, mi date ancora un po' di luce, per favore? Perché non si può iniziare
se non facendo riferimento ad una fonte non sospetta perché non è abatese, ma che ci piace tanto, vi assicuro. Allora, vediamo, Mauro, per favore, riesci? Grazie. Perché qui devo proprio leggerla, è troppo bella, ve l'assicuro. Allora, ecco qui. Ecco dove è arrivato la luce blu. Tentavo. No, proprio bisogno di più di luce. Perché i miei occhi da un testo del 1912, quindi non sospetto, eh? Ad Abate, poco lungi da Como, e in posizione amenissima, nel mezzo di una serie interrotta di pittoresche colline che rendono attraente il paesaggio e salubrico il clima, sorge lo stabilimento secco della ditta Masciardi Mazzorati Veronelli, sopra un'area di circa metri quadrati 2000, con annesso un esteso terreno, eccetera, eccetera. Potevamo essere da meno di Francesco Scardini, esattamente, che nel 1912 così si esprimeva con la sua parte? Certamente no. E da qui, da questa appassionata ammirazione per il nostro paese, è nato questo libro. Allora, si piano piano si spegne la luce. Grazie Giulio. Non è stato detto, ma lo dico subito, 121 cartoline diverse sono state trovate e siamo certi che ce ne saranno ancora parecchie in giro. La copertina riprende una bella cartolina viaggiata nel 1915 e sullo sfondo un'altra straordinaria fotografia di Brunner, di cui poi parleremo. Tra l'altro, appunto nell'ambito di quelle scoperte di cui parlava Fabio, la scoperta del perché la ditta Brunner si è sempre citata con un logo tutto particolare, e poi Fabio ce lo racconta. Ecco la cartolina, tre ventine, è viaggiata nel 1915. Va detto che le cartoline possono essere non viaggiate o viaggiate. Queste hanno un elemento di data, vuoi il timbro, vuoi quello segnato dal mittente, che chiaramente è sempre posteriore alla cartolina. In generale però è sempre importante andare a leggere l'immagine e fare riferimento delle presenze assenze, che sono i riferimenti ad alcuni avvenimenti storici. Per Abate, per esempio, sono marcatori evidenti il 1900, anno in cui sorgono le ditte della Frey, della Masciardi, della Mazzorati, Veronelli, il 1907 quando arriva il tram, il 1919 arriva l'Omita, il 1950 il sottalzo del campanile, 51 la filovia, 74 il bus, di cui peraltro non abbiamo nessuna cartolina, perché è curioso dirlo, ma quando vengono introdotti i bus, le cartoline ormai stanno finendo il loro percorso e quindi non abbiamo nessuna cartolina con i bus. Questa bellissima, con tre ventine, tra l'altro con questo traccio di fiori di margherite molto elegante, riprende il centro di Abate, precario appunto con il tram, e un particolare un po' curioso, certamente un fotomontaggio, perché non c'è di fronte a Trecallo una
posizione collinare che consentisse questa prospettiva. È stato bello anche andare a indagare alcune curiose caratteristiche delle cartoline. Avanti. Le prime cartoline. Questa è la prima cartolina in assoluto, è del 1903, la data ci viene fornita dal timbro, ed è con questo traccio di fiori e di spighe così elegante, davvero molto affascinante. Queste due vedutine inserite in un elegante ovale e l'altro in un rettangolo con gli angoli spussati. È il centro di Allate, con la chiesa e i suoi porti, la cur di Fuiano, in un ver, e poi via via sulla via alla chiesa. La via alla chiesa, quella che diventerà poi la via Sant'Antonino, e i cosiddetti Tra della Matta. Anche qui abbiamo sempre pensato che il toponimo popolare fosse legato ad un personaggio bizzarro, chissà che una donna che magari chissà cosa avesse fatto. Invece, molto più semplicemente, abbiamo scoperto che erano i prati di proprietà della contessa Matta. Quindi, vedete, tante volte ci si fa delle idee che poi non hanno corrispondenza. Interessante la vedutina con la fabbrica della Frey, è la prima volta che compare, e anche se va guardata meglio, la ritroveremo nell'immagine dopo, il Massé. La fotografia è stata ripresa chiaramente dalla casa, dalla villa del Marzorati, che è poco sopra il Massé. Bello anche questo, il saluto del mittente, e molto spesso abbiamo trovato che anziché scrivere sul retro come noi facciamo solitamente oggi, veniva scritto proprio sul davanti dove c'erano le immagini. Altra cosa interessante, chi produceva queste cartoline? Erano solitamente i titolari delle privative, delle tabaccherie di Allate, che commissionavano ai fotografi o, come in questo caso, ad un rinomato studio, l'Emporio Mazzoletti di Como, commissionavano appunto la produzione di cartoline. Nel libro li citiamo perché, va ricordato, è merito loro se li abbiate, abbiamo trovato tante e tali immagini. La seconda cartolina è viaggiata nel 1904, quindi a ruota della precedente, e riprende le stesse due immagini di prima, questa volta in modo molto più corrente. Le immagini però ci consentono di allargare la visuale alle corti, quindi sono i Tarzan, i Luisiti, i Cardinet, sulla via alla chiesa, e vedere un po' meglio il Massé. Un'altra bella immagine, siamo poco oltre il 1907, vedete ci sono già i binari del tram e il filo, siamo a Precallo, sulla salita, e questa signora con l'ombrellino, siamo di fronte alla cur di Giovannunda e alla cur di Dunà, quindi delle immagini che ci riportano proprio com'era il paese e Precallo nella fattispecie allora. Della zona sud di Allate abbiamo parecchie immagini, soprattutto nei primi decenni del Novecento, come in questa, 1908, viaggiata, sono tutte segnate viaggiate o non NV, non viaggiate. Per intenderci, questa è la via Linguarda, ripresa dalla collina di Trecallo, la ferrovia, la stazione. Non c'è, ed è un elemento di datazione, non c'è l'Oneta. Vedete che l'area è vuota. Quindi è chiaramente, non bastasse la data del libro, della cartolina, non c'è l'Oneta che nasce nel 1909. Faremo quasi un po' fatica a riconoscere se non trovassimo alcuni riferimenti, il Castello Varadello, molto espliciti, e le fabbriche. La ditta Frey, con la caratteristica ciminiera,
e la Maciata Mazzolatti Veronelli, quella di cui si parlava prima, con la casa del Mazzolatti, oggi casa Arnaboldi. Osservate, perché un altro gioco è quello di andare ad osservare le cartoline, dall'una all'altra ci sono dei piccoli particolari che cambiano e che ci aiutano a scoprire come il paesaggio si sta trasformando. Abbiamo detto che ci danno l'evoluzione del paese quasi meglio di un trattato di sociologia, perché, come appunto diceva Fabio, è immediatamente visibile con l'immagine. Guardate per esempio questa casa, chiamata la Ca di Capiac. Molto spesso le corti traggono il loro nome proprio dalle famiglie che l'abitavano, così la Cur di Fugliano, perché nell'Ottocento c'era la famiglia Fogliani, o, come in questo caso, dalla provenienza della famiglia, la Ca di Capiac, come in Valvasca troveremo gli Uscit, che arrivavano da Lucino. Ecco, guardate, 1908 viaggiati, nella successiva, vedete che c'è già questa piccola trasformazione. Allora è quasi un gioco andare a scoprire dall'una all'altra che cosa si è modificato, che cosa si è costruito, che cosa si è aggiunto. Certo, cominciamo a notare tutte queste piante e poi andiamo a scoprire di che cosa si trattava. Qui invece è Trecallo il punto di riferimento. E allora è la visione ripresa dalla via Linguarda. Questa persona china a raccogliere chissà che, ci siamo scervellati per tanto tempo a pensare che cosa stesse coltivando, pensando che fosse un contadino, e forse lo era. O forse, come ci ha suggerito Camillo Agliati, è un muratore che sta tirando fuori i sassi da mettere sulla carriola per poi utilizzare nelle costruzioni. Ne mettiamo lì come ipotesi, ma riflettiamoci, ragioniamoci, come appunto diceva Fabio. La successione delle case e dei prospetti delle corti lungo Trecallo e il campanile che, come ancora oggi, sventa. Sempre la via Linguarda, un tantino più arretrati verso la ferrovia, non è viaggiata, quindi va un po' ricostruita. Trecallo ci appare, come in tante altre immagini di inizio Novecento, come una cittadella medievale, con una cortina di mura, le recinzioni delle case, che davvero la rinserrano. Qualche particolare, un po' dubbio, ve lo dico così, sulla presenza di questa casa mi permetterò di fare qualche approfondimento, perché mi sa tanto di ritocco, ma non ci siamo permessi di azzardare un'ipotesi se non fosse almeno un tantino comprovata. Certo, ancora queste piante che qui vediamo molto più diffuse. È una cartolina non viaggiata, è la prima cartolina che ci fu consegnata dall'indimenticabile Giuseppe Dragoni, ripresa sempre da Trecallo nella piana a sud di Albate. Vedete ancora la ferrovia, la stazione, la carica Piac, che si è ulteriormente allungata, e compare, cos'è questa? L'Omita, il primo insediamento, perché l'Omita, lo vedremo, ha avuto tutta una serie di espansioni, di graduali insediamenti, che ci aiutano anche nella datazione. Questo è il primissimo insediamento del 1909, non c'è la parte della fonderia, e quindi ci aiuta a datare la cartolina sicuramente successiva al 1919. Osserviamo queste piante. Ed ecco una straordinaria immagine. Qui naturalmente stiamo facendo vedere solo una scelta delle tante immagini che troverete nel libro. È anche un modo per dire, forse è il caso di prendere il libro se volete avere una conoscenza più approfondita.
Ma questa trovo davvero straordinaria. Ce l'ha fornita appunto Fabio, è una cartolina Brunner, ripresa dal Montegoi, zona nord, ci mostra le collinette moreniche della via Monticelli, per intenderci quello dove c'è l'asilo di via Barbiani, e la collinetta di Trecallo, e in mezzo la piana dove oggi sorge, dove sorge Albati. E qui ci appare una serie di piccoli nuclei in mezzo ad un paesaggio totalmente agricolo. È, credo, davvero straordinaria questa immagine. Allora, la chiesa, con le corti, i Fuiani, i Meuia, i Verunei, i Sarigia, e così via. La zona della via alla chiesa, i Stalet, i Valdit, i Parzani. La zona della via La Zocca, i Lushit, i Cantunache, sono tutte corti, perché allora erano così. La scuola elementare, oggi sede della scuola di Pavuti. L'attuale via Mascherpa, con la casa dei Marelli. La via Canturina, con gli edifici allungati, l'Union e la zona della valle, le fabbriche naturalmente, l'Unita. Guardate qui se Trecallo non appare proprio come una cittadella medievale. Villa Magni, la ferrovia che fa da cesura rispetto alla zona propriamente agricola e campo ultralunghissimo, si può dire così, Fabio, e il cimitero. Trovo che sia un'immagine davvero straordinaria, tant'è che giustamente gli editori l'hanno utilizzata come, diciamo, completamento della copertina. Ci fermiamo ancora un attimo perché va proprio ammirata, al di là del primo colpo, proprio per andare a scoprire oggi cosa c'è. Ecco, queste zone totalmente agricole, viste da lontano, sembrerebbero dei pascoli. Da vicino, e con l'aiuto di altre cartoline, ci accorgiamo che invece sono piene di... E vediamo. Ci riempiamo gli occhi, ma... Lo stesso accade per Muggiò. Muggiò l'abbiamo ritrovata in questa straordinaria immagine viaggiata nel 1935 relativa all'ospedale nuovo di Sant'Anna, di cui si vede l'immagine in primo piano. Ma, un po' più arretrato, ma visibilissimo e riconoscibilissimo, troviamo l'insediamento di Muggiò. Tre corti. La curve sura, la curve sotto, la curve là. Immersi in un ambiente rurale, guardate, riusciremmo a riconoscerlo nella successione impegnata di edifici in cui i terreni sono totalmente pieni appunto di tanti edifici. Guardate la via Muggiò che oggi passa tra due schiere ininterrotte di edifici, di costruzioni, immerse invece in coltivi, pascoli e zone a piantumazione. E dietro le rivette che portano in cima al crinale dove sorge la curve del Monteselli. Si vede, si intravede, ma c'è. Anche questa immagine di Muggiò, strepitosa, ci aiuta un po' a ricostruire quello che è successo in, facciamo il conto, dal 1935 ad oggi. 90 anni circa. E guardate quanti cambiamenti, quante trasformazioni. Cartolina questa che trae
la sua origine da una foto Mandelli che forse ci appare più nitida, la vediamo, eccola, un po' più chiara, però vediamo chiaramente la successione dei campi, dei prati, dei coltivi. Quelle domande a cui Fabio accennava qui vengono spontanee. Avanti. Ecco, accanto alle cartoline che ci danno con certezza delle immagini, dei luoghi, abbiamo pensato di aggiungere, di costare delle fotografie, perché queste fotografie rendono la presenza delle persone che in quei luoghi, nei luoghi raccontati dalle cartoline, vivevano. E soprattutto danno motivazione a quell'estensione, a quei territori che noi abbiamo visto. Che tipo di attività? L'agricoltura. Questa è una foto di fine Ottocento. Pensate che nel 1861, nel censimento, la popolazione agricola in Valdatti era il 96%, 96%. Solo 40 anni dopo, nel censimento del 2001, era già ridotta a 46%, con un 24% di tessitura. 1901, un anno dopo l'arrivo delle tessiture, su cui ci soffermeremo magari dopo. Quindi agricoltura, ecco qui questa bellissima mela a Baraggia. Non è facile riuscire a trovare delle immagini delle località più lontane dal centro per tanti motivi, meno abitate, meno attenzione, ma siamo riusciti a trovare questa bellissima immagine della mela di frumento davanti al vecchio forno che c'è tuttora, seppur trasformato. E poi la sbozzolatura, la raccolta dei bozzoli alla Curte del Benedetto, a Trecallo. Sulla raccolta dei bozzoli, sull'allevamento dei bacchi, va detto qualche cosa, perché costituiva una delle fonti più importanti di sussistenza della famiglia contadina. Vendendo i bozzoli alla fine a maggio, i contadini potevano recuperare denaro sonante in un momento in cui non c'erano ancora altri raccolti da poter vendere, spesso pagavano i debiti dell'inverno, spesso utilizzavano quei soldi per acquistare la schelfa, cioè il corredo per la figlia. Pagato a caro prezzo, nel senso che 40 giorni di attività durissima, i bacchi sono di una voracità che non abbiamo idea, ciascun bacco mangia chili, chili, chili di gelso, di cui vogliono la foglia fresca, asciutta e pulita. E quindi immaginate tutta la famiglia impegnata ad andare a raccogliere la foglia, non a caso quelle piante che abbiamo visto, che vedremo, sono gelsi, sono i muroni. Allevamento durissimo perché, ahimè, il baco ha un'esistenza delicatissima. Era sufficiente una vibrazione di un temporale, di un tuono, per provocare proprio la marcescenza del baco, erano sufficienti delle malattie, era sufficiente che il clima non fosse favorevole alla crescita della foglia in corrispondenza alla della crescita degli animali, e potete immaginare quello che si sperava come vantaggio diventava, ahimè, un dramma. Sempre legato all'attività contadina, quella degli artigiani. Qui un falegname si trovava nella zona alta di della via Sant'Antonino, la via della chiesa. Foto che abbiamo potuto ricostruire esattamente 1903 attraverso la presenza di questo bambino, che quando ci fu donata la fotografia si riconobbe, era ormai diventato grande, e quindi ci poté raccontare esattamente. Ma guardate, sono la bottega del falegname e la bottega degli attrezzi agricoli. Quindi abbiamo la scoperta di quello che abbiamo visto nelle cartoline attraverso queste foto. Abbiamo intitolato
questa sezione, perché il libro, lo scoprirete, è suddiviso le immagini per sezioni. L'abbiamo intitolata Saluti dal paese dove risiedo io, ovvero il senso di appartenenza, perché abbiamo pensato che da tante cartoline proprio trasfare questo desiderio di dire con orgoglio: io risiedo qui, io sono nato qui. E d'altro canto questa frase compare, eccola qui: saluti dal paese dove risiedo io. Una foto viaggiata nel 1908, guardate, è ripresa dalla parte alta di via Fossati, avete in mente dietro la Villa Magni, ci mostra con una prospettiva abbastanza inedita, non credo, non mi pare di ricordarne altre, il centro di Aldate, il campanile ancora con il fusto basso, la Villa Magni, la scuola elementare, la casa di Marelli e tutto il centro di Aldate interessato da pianti di gelsi. Tra l'altro, quello che la coltivazione di gelsi, che qui vediamo, permea ampiamente il paesaggio, portava anche un tipo di cultura su cui forse sarebbe opportuno indagare un po' di più, che portava anche nel linguaggio delle caratteristiche. Il bacco ha quattro momenti in cui si addormenta, l'un per cambiare, la muta. L'ultima è quella in cui dorme di più, non a caso è la quarta, e da lì nel linguaggio si mutuava il termine al dorma della quarta. Si trova anche in italiano. Ma poi c'era un'altra espressione, quella che mi ha incuriosito di più: quando il bacco si addormentava, la muta era sempre un momento delicato perché il bacco poteva non svegliarsi, il contadino metteva sopra un foglio forato, era dal tè, il bacco si svegliava, sentiva sopra l'odore della foglia fresca, quindi saliva attraverso questi fori in modo tale che il contadino potesse dormire per bene, e il contadino soddisfatto diceva: la mangia la foglia. Termine che ancora oggi si usa per indicare una persona vispa, vitale, anche un po' stupro. Quindi questo per dire come la cultura contadina permeava di sé le abitazioni, le corti, il paesaggio e anche il linguaggio. Altra cosa interessante, il retro di questa cartolina. Vi invito a guardare l'anno. E adesso lo vediamo, perché se è vero che tanti messaggi erano legati semplicemente a dei saluti o degli auguri, altri invece ci svelano degli elementi di storia di maggiore spessore. Eccola. Con tanta contentezza ho ricevuto la tua cartolina e sento che ti trovi in buona salute, e così sono anch'io ed il mio zio Cesare. Io sono arrivato a casa il giorno 10 alle ore 8:30 di sera. Addio, addio, buone feste e buon principio, tuo per sempre amico Cesare Francesco. La cartolina, che è datata 28 dicembre 1918, ci fa capire in modo sottotraccia, ma ugualmente palpabile, quanto fosse grande la soddisfazione dell'essere tornati sani e salvi dalla guerra. E un'altra, sempre di anni molto vicini, 1922, cicca carissima, grazie infinitissime delle scarpe, te la sei presa veramente a cuore, te ne sono riconoscentissima. Solo mi spiace che tu abbia fatto per me tanta strada. Scrivi presto e a lungo. 1922, periodo post-bellico, bellico, di grande difficoltà, di grandi problemi, quando anche le scarpe, anche un paio di scarpe, erano un sogno proibito. E questa scritta
scritta sul retro poi si completava sul davanti. Tra l'altro, una posizione dalla quale abbiamo visto sono state riprese diverse cartoline. È da Trecallo, va in infilata sulla valle e sulla Court del Giovedì. La Court del Giovedì si trova all'inizio della via Linguarda ed era chiamata così perché lì al giovedì si faceva la monta taurina. Sempre per la serie Il mio paese più bello, io abito qui, ecco il piacere, 1933, il piacere di segnalare, io abito proprio qui. Notate il lavatoio della Valdasca, e questo bugigattolo che abbiamo scoperto era stato costruito dal Carlino Seda apposta per le donne che lavoravano, cioè che andavano a lavare i panni al lavatoio. Ancora in questa bella immagine, poi magari Fabio, se ci sai dire qualche notizia di queste cartoline colorate che sono davvero abbastanza singolari, abbastanza belle. E qui appunto è un abitante di Trecallo. Ecco, l'immagine non è bellissima, ma sul libro la troverete splendida. Guardate davvero questa recinzione, che è recinzione di case private, ma che sembra quasi appunto le mura di una cittadella. Il campanile di Trecallo e in lontananza il campanile di San Paolo di Cantù. Fermatemi se avete necessità di approfondire qualche punto. Sempre una bella cartolina su Trecallo, ripresa dalla via Linguarda, viaggiata nel 39, e di Trecallo non poteva mancare la cartolina con in primo piano il famoso campanile. E siccome chiaramente la cartolina doveva comunque portare un messaggio culturale, si dice con chiarezza che Aldate, campanile quattrocentesco di Trecallo. Salvo poi, in una successiva cartolina del 1976, riconoscere che non, forse non era quattrocentesco, campanile ottocentesco, ringiovanito di un colpo di 400 anni. È stato bello anche andare a scoprire questi piccoli rifugi, queste piccole diversità. Quattro vedute, tra l'altro alcune singolari, perché se una ci presenta il campanile, che è ovvio, è il simbolo di Trecallo, per le altre, un po' meno, una visione dell'abitato di Trecallo, presumibilmente dal roccolo della villa Capitani, la scuola e la via Righi, gli edifici popolari. E la cantolina? La cantolina è l'asse viario più importante di Albati, quello su cui si innestano in perpendicolare tutte le vie. Non c'è dubbio che è di gran lunga quella più fotografata e più immortalata delle cartoline. E quella che ci dice tante cose, sia per quanto riguarda il fondo, sterrato, in asfalto, il porfido. Manca per la via Cantolina immagine con la rizzarda, se non per una parte di marciapiede. La rizzarda, voi sapete, era per fondo strada fatto con ciottoli di fiume arrotondati. Bellissimo, perché rappresentava comunque il progresso, perché rispetto alle strade fangose o piene di polvere precedenti erano comunque un miglioramento, un po' meno per chi, come per le donne, di tacchi si ritrovava ad inciampare o a fermarsi dentro. Comunque, ecco una bellissima cartolina viaggiata 1909, siamo nella zona della valle, qui comincia la via Giovane Italia, e siamo alla fermata del tram elettrico. Guardate la fermata dove c'era lo scambio, cioè dove trovavano il passaggio
le vetture che arrivavano da Camerlata e quelle che andavano a Camerlata, e che secondo gli anziani serviva per misurare esattamente il tempo. Da lì si vedeva se un tram era in orario o meno. Io trovo bellissima in questa immagine, questo è un gruppo di bambini, una roche, è un petto, probabilmente incuriositi dal fotografo che stava riprendendo la scena. Qui siamo invece nella parte più a sud della Cartolina, la casa Marcoli è questa, dove oggi c'è il Caffè Primo. Le vetture del tram hanno dei mutamenti, dapprima hanno delle livree verdi con delle parti dorate, poi diventeranno doppio colore di verde. Tram che viene inaugurato nel 1907, troverete nel libro il commento entusiastico del cronista che ne fa davvero una citazione poetica. Belle queste figure di persone che stanno guardando un po' perplesse il fotografo, sulle quali ci siamo soffermati a fare il Dio senza arrivare ad una conclusione, perché questa figura ricompare in un'altra immagine, questa è viaggiata nel 1917, nell'immagine successiva, eccola qui. E ci siamo chiesti un po', tra l'altro, se sia la stessa persona, come appare probabile o meno. Certo che questa che ha trovato Fabio, citata da un libro di Francesco Liari sui mezzi di trasporto, è davvero significativa. Varie tipologie di vetture del tram, quella per persone e quella per merci, nella zona del Bar Posta, anzi della trattoria alla posta. Un'altra foto riprende uno dei tanti caffè, li chiamavano così gli attuali bar. Questo è il Caffè Italia, che era gestito da Longhi. Tra l'altro Longhi è uno di quei tabaccai che fa commissionare tantissime cartoline, come pure il gestore successivo, che è il Felice Agliati, il papà di Camillo. E il tram, in una delle sue ultimissime corse, osservate, ci sono i binari, ma nello stesso tempo compaiono già i fili della filovia. Quindi siamo proprio nelle ultimissime corse del tram, 1951. Ricordate, vi ho detto, il 1951 è una delle date di discrimine, prima, dopo, prima il tram, dopo la filovia. Come compare qui, una cartolina viaggiata del 54, dove vecchio e nuovo coesistono. Guardate la gente che va a piedi, il carretto trainato dall'asino con la ruota di legno grande, la bicicletta e la filovia. Ma anche negli abiti delle persone più lunghe e delle donne anziane, il borghese per l'uomo. Quante notizie, quante informazioni sul modo di vivere concreto della gente. E bellissime queste bambine che si ritraggono un po' di fronte al fotografo. E sulla cartolina non si poteva tacere del passaggio clamoroso, quello del Giro d'Italia, nel giugno, il 2 giugno del 53. Un passaggio, vedete quanta gente assiepata, in un giorno freddissimo, arrivavano da una tappa dalla Valtellina che aveva decimato i corridori, era nevicato fortissimo, faceva freddo, anche se il cronista parla a giugno di un tepore autunnale. I nostri vecchi ricordavano che quella notte erano scoppiate le patate, tanto faceva freddo. Ma l'entusiasmo di veder passare i ciclisti, per inciso il giro fu vinto da Coppi a Milano, con delle cronache che le trovate sempre sul libro, simpaticissime, tante attese, tanti allarmi, poi per tante ore di attesa, pochi secondi di passaggio,
E poi ancora, alla fine, le macchine che erano state piazzate in modo disordinato si volsero un traffico congestionatissimo. 1953. E ci viene da sorridere. Però questa non c'è nel libro. No, questa non c'è. Va bene. Così mettiamo la curiosità. C'è invece il prossimo libro. Ma in genere abbiamo cercato di mettere foto inedite. Quella già era comparsa in un calendario del lavoro. Con questo bellissimo, sempre il pippone del giro, a Trecallo, forza Bartali, dai Leone, sei un campione. Ma c'è colpi per il mondo. Però qui i trecallesi erano per Bartali, va bene, ecco. Ed è bellissimo perché si sente la passione, l'entusiasmo, l'accompagnamento dei ciclisti. Sulla via Cantorina si muovevano le processioni, ecco qui una affollatissima processione del 55, quando ancora lo spazio dove c'era il Guilei, il negozio di usato, sulla piazza non c'era. La Cantorina che vive l'ingrandimento, l'allargamento della via La Chiesa, oggi via Sant'Antonino, con la cappellina posta all'angolo, con un gesso, un meraviglioso gesso vicino al chiosco del Peverelli, gelataio. Operazione che non fu semplicissima, ci furono polemiche perché veniva fatto uno stradone troppo grande e per diversi anni la via fu chiamata lo stradone. Ci fu persino appunto qualcuno che protestò. Ma abbiamo trovato una foto meravigliosa, questa sì, assolutamente inedita. Guardate, nel momento in cui si stanno facendo i lavori, siamo nel 58 e la cartellina verrà spostata, verrà arretrata come è tuttora. La Cantorina negli anni 60, il groviglio di fili delle filovie e la 500, sono queste, le 600, scusate, sì. Queste cartoline sono davvero anche una storia dei mezzi di trasporto. La 600 che negli anni 60 era stato simbolo, chi aveva la 600 era, caspita, arrivato, una persona che poteva permetterselo. E qui ci incuriosisce la presenza dei pali di metallo per la luce e nel contempo quelli di legno con questi, io li ho definiti pentagrammi aerei per le luci domestiche, per la corrente domestica. L'immagine della filovia e della 600. Un'immagine della piazza che per tanti anni fu la piazza delle filovie e a qualcuno un po' datato ancora oggi scappa a dire è la piazza della filovia. Sì. E qui compaiono le case nuove, anche queste per tanti anni sono rimaste le case nuove. Un progetto in a casa del 1952-54 legato a due architetti famosi, Figini e Pollini. E qui è il colore del grigliolino dei bambini, a dirci che siamo negli anni 60. Prima, vi ricordate, bambini e bambine andavano con il grigliolino nero. Guardate qui. Ed ecco comparire l'edificio come c'è tuttora. Con una singolarità, vediamo se la scoprite. La via La Scherpa era allora a doppio senso. C'è una curiosità. Vediamo se la scoprite. Grossa. Ma se non l'ho pensata nella prima, non la vedi nella seconda. Guardate,
sì, guardate quell'altra. Vediamo quell'altra. Allora, questa. E questa. Questa. Sicuramente colorata, non lo sapete. La figlia che si muove senza i figli. La potenza del ritocco. Evidentemente il fotografo voleva dare una immagine più nuda e ha pensato bene appunto di togliere quell'intreccio un po' fastidioso dal punto di vista visivo. Avanti. Un'altra immagine. Questa era una bozza di cartolina, è una bozza di stampa che poi non si è tradotta in una cartolina vera e propria. Sempre la cartolina con il bar da Michele, che per un certo periodo fu il bar dei VIP, e vicino il caffè Volta, dove il Plinio Rossi organizzava delle gite, era la sede del Club Alpino Operaio, e organizzava delle escursioni in montagna. E qui bella, molto nitida, l'immagine della ciminiera, popolarmente chiamata Ul Camilun. Ci sono poi delle cartoline che sono degli spezzoni, dei fotogrammi, ciascuno una serie di fotogrammi che ci dicono l'evoluzione delle case. Allora, questa è una cartolina viaggiata nel 47, ma che risale a molti, molti anni prima, perché compare solamente la scuola e non compaiono le case vicine, la casa Veroni, che fu costruita nel 1914, quindi è una cartolina del 1913. Allora osservate sulla via Mascherpa la scuola e la casa di Marelli. La scuola, la casa di Marelli e casa Veroni. Scuola, casa Veroni, casa Ronzoni, costruita nel 23-24. Non c'è la costruzione del municipio, quindi la datazione è chiara. E infine si completa con la casa Veronetti. Quindi abbiamo cartoline nel giro di neanche 10 anni, l'ultima è del 1933, che ci dicono proprio la successione della costruzione delle case, curiosissime. Tra l'altro vi faccio notare questo prato enorme che corrisponde ai 15, 9 e 11 e che era un campo di calcio, proprio in centro al Vate, dove il Togne dell'osteria di via La Chiesa faceva giocare la squadra della parrocchia, che vediamo in questa bellissima immagine, la Virtus del 1927. Queste costruzioni ci sono ancora. La chiesa, passiamo un po' più velocemente, un'immagine del 1898 con una cerimonia religiosa e che ci fa vedere come c'era nella piazza della chiesa un edificio che veniva molto in avanti fino al 58. La piazza della chiesa era molto occupata da questo edificio. L'interno della chiesa a fine 800. Mi dite perché la balaustra ha una tovaglia solo sul lato sinistro e non sul lato destro? Non ho sentito? È brava, proprio. Perché la comunione, ma solo sul lato sinistro, che era la navata delle donne, perché durante la settimana gli uomini non andavano in chiesa. Un particolare piccolissimo, curiosissimo, però, che fotografa una abitudine. L'interno della chiesa in una cartolina viaggiata nel 53, possiamo dire la chiesa della festa, con questi paramenti del 1909, e la chiesa, diciamo, operosa, i bambini con il Don Bolzani, che quando nel 1900 erano state aperte le fabbriche, aveva fatto costruire l'asilo apposta per custodire i bambini da
dal momento che le loro mamme erano impegnate nelle fabbriche. Don Buzzanella è rimasto per tanti anni nel cuore della gente di Abate per la carità nascosta che ha fatto. Quando è morto non sono stati trovati neanche i soldi per il suo funerale, tanto aveva aiutato nascostamente le persone. E aveva avuto quest'idea molto lungimirante, aveva scoperto un bisogno, aveva dato una risposta. Tra l'altro, resistendo alle pressioni del comune di allora, aveva voluto mantenere le suore, mentre il comune avrebbe voluto personale laico, e aveva addirittura donato la struttura, creando anche qualche manovra, alle suore proprio perché restassero qui lungimirante, perché le suore ad Abate sono rimaste molti decenni in più rispetto a tanti altri paesi di qui vicino. Di questa immagine bellissima, a me piace che osserviate i piedi. Alcuni hanno solo le calze. Qui abbiamo dei bambini con gli zoccoli, con una suola di legno, ma se guardate bene, contornata da chiodi, perché servivano per evitare che gli zoccoli di legno si sciupassero. Poi c'era un altro sistema per non consumare gli zoccoli, ed era quello di non portarli, per cui andavano in giro con gli zoccoli in mano. Qui si vede bene il campo di calcio di cui vi parlavo prima e il fusto della chiesa del campanile prima che venisse sopralzato. La chiesa propositurale, come dice la scritta all'interno, nel 1956, tra l'altro ci fa vedere benissimo, era la piazza in parte arizzata, in parte a terra battuta. E abbiamo voluto aggiungere, sempre nelle attività della parrocchia, la grande organizzazione che era stata messa in piedi per costruire l'oratorio. Il Don Lorenzo Stella, che molti ricordano come vicario, eccolo qui in bicicletta, Don Matteo Antisignano, aveva messo in piedi un'associazione, l'ARCO, associazione ragazzi per la costruzione dell'oratorio. Ciascun ragazzo era impegnato a raccogliere soldi per 1, 2, 5 mattoni. E ci furono due percorsi memorabili. Erano andati a prendere i mattoni 17.000 alle fornaci di Senna e il corteo sui carri trainati dagli animali li portarono all'oratorio. Come vediamo, eccoli qui, li avevano portati all'oratorio. Vedete che sono i carri trainati da animali. Mentre l'anno dopo, un successivo percorso, i carri erano trainati dai trattori. All'oratorio, una delle attività più importanti fu quella dello sport. L'oratorio fu aperto nel 1954. La squadra che in assoluto vinse di più i vari campionati era la Sandro Marelli. Qui una bella immagine del 58. E poi ci fu quella dell'Abatese, di cui nel libro trovate una foto storica con i dirigenti di allora. Le fabbriche. Beh, qui andiamo velocemente. La caratteristica che più si evidenzia è quella delle ciminiere. Eccole. Le donne della Freni sono sempre del 1904, è l'una e l'altra foto. Mentre questa del 1924, la Freni naturalmente si era allargata, incuriosisce questa bambina. 11 anni, la Lina Spinelli, spurgina, perché essendo una bambina veniva mandata sotto al telaio dove c'è poco spazio per poter porgere il filo da mettere nella trama.
non dirò tutto, scusate. E questa è una cartolina curiosa perché scritta, viaggiata nel 53, anche se evidentemente era di molti anni prima, perché riporta la bandiera con lo stemma sabaudo. Vedete? È una bellissima immagine del 1912 dell'ambasciata di Mazzolati di Rovelli, quella che noi oggi chiamiamo Costa, perché negli anni 50 è stata acquisita da Tessiture Costa. Con questa curiosissima ciminiera che termina così, Luigi mi ricordava di aver visto una straordinaria foto tagliabue che riprendeva la ciminiera proprio mentre si stava spaccando, nel momento in cui stavano abbattendola, e si vedeva proprio i vari segmenti. È l'occasione per dire quanto rammarico dobbiamo avere come Albatesi per la perdita dell'archivio fotografico tagliabue, ahimè disperso nel momento in cui la ditta, trasferendosi da Albate a Olmeda, ahimè non si sa per disattenzione di chi, smarrì il baule in cui erano contenute tutte le immagini, tutte le fotografie, e ciascuno di noi si ricorda che non mancava appuntamento civile o religioso in cui tagliabue non fosse presente o lui o Renzo o Proserchio per immortalare con le immagini. Quindi è stata davvero una perdita grossa. La villa della Mazzolati, che era il proprietario della ditta. Questa è una bellissima cartolina aerea dell'Ovita. È il primo nucleo che si è esteso con la fonderia, quindi siamo nel 1925. Dell'Ovita abbiamo tante immagini, qui ne abbiamo riprese tre. Da un anno con l'altro si vedono proprio i vari passaggi. Qui viene preparato il piano di lavoro, siamo verso la linguarda. Nella successiva il piano di lavoro è occupato dalle attività. E adesso fate bene attenzione, questa immagine ripresa in una stagione diversa. Guardate che stupenda, ci sono pochissime cartoline con scene invernali, questa è una di quelle, bellissima. Tra l'altro viene in evidenza il vecchio mulino sulla Segrata, che purtroppo è stato dismesso durante la guerra. La Valta, andiamo velocemente, è una delle sezioni, questa è una delle primissime cartoline del 1934, dove ci siamo proprio un po' sbizzarriti a fare l'osservazione dalla dimensione degli alberi, cercando di ricostruire le date dove non esisteva una datazione di cartolina viaggiata, osservando la grossezza del fusto delle piante. Questa è una inedita, proprio una primissima cartolina della Valta, che era la Valta a Monte Tre Croci, perché sulla cima del Monte Goi esistevano tre croci di Golgota a cui fino agli anni 60 si andava per la processione. Anche qui una cartolina della Valta con l'esterno, l'interno e il campo da bocce. Peccato che il campo da bocce non era quello della Valta, ma era quello del circolo. Infatti la cartolina successiva fu subito modificata. Corti e rioni. Il Masè è una foto che lo riprende negli anni dell'abbandono e ci fa capire quanto provvidenziale sia stato l'intervento del comune per ripristinarlo e consentire di poterlo usufruire, di farlo conoscere anche ai ragazzi d'oggi. Abbiamo con le scuole un progetto che si chiama Turisti non per caso, abbiamo accompagnato tutte le classi con percorsi mirati, la meraviglia di vedere i ragazzi che scoprono il proprio territorio. Qui un'immagine curiosissima, siamo nel 56, era stato istituito un motoclub nella trattoria del Togni e nella giornata inaugurale
con il commento entusiasta del parroco di allora, si mossero per le vie di Aldate. Il deposito di materiali del Pierin Carbonat e il negozio del Sandrin e del Pirin Macellare. Un'inedita immagine del Caffè Primo, la Valdasca. La Cour dei Giovedì è quell'immagine che vi avevo detto ripresa sempre da Trecallo in più e più cartoline, questa addirittura del 913, con alcuni interventi che possiamo ben immaginare, questo castello Gardello con lo stendardo volante svolazzante è abbastanza curioso. La cittadella, e qui capiamo perché si chiama la cittadella. Guardate se non appare proprio come una cittadella, una piccola città riservata. Da Trecallo si vedono già le case nuove. È una fotografia ripresa da Campanile, come ben si può arguire dalla presenza di questo elemento che è una campana. Luoghi e persone. Ecco, diceva Fabio che sono state scoperte delle cose nuove. Ecco sì, anche questa immagine, che pure era circolata tanto negli anni scorsi, guardandola e riguardandola e soprattutto collegandola con alcuni articoli comparsi su bollettini parrocchiali di allora, abbiamo potuto notare meglio questa scritta: elemosina per i tre giustiziati, che facevano riferimento ad un episodio abbastanza strano, anche abbastanza misterioso, prodigioso, a cui si faceva riferimento nell'affresco presente sul fondo della cappellina, avvenuto in tempi antichi. Bella questa immagine con le prime divise del corpo musicale albatese. Guardate qui questa persona con la gran cassa e la ritroviamo qui, eccolo, sempre con la gran cassa, in una cartolina assolutamente inedita, l'ha ritrovata Luigi tramite la Vilma Bianchi, e sarebbe interessante riuscire a scoprire i vari componenti, magari appunto paragonandoli alle foto precedenti. Un'altra foto della banda alla Cour Granda, la Cour di Milacu, detto popolarmente, il perché lo potete immaginare. Il dopolavoro, dove venivano svolte attività diverse, per esempio la scuola di disegno professionale. Ecco Giorgio, per me Bazzarini è questo, e mi piacerebbe verificarlo con Sergio. Scuola di disegno professionale che veniva svolta con un contributo sostanzioso del Comune per consentire agli operai di potersi qualificare e lavorare migliorando la propria condizione alla vita, naturalmente fuori dall'orario di lavoro. Ma anche il circolo Speranza, il circolo mandolinistico, che aveva avuto tra l'altro, che ebbe nel 1934, una medaglia d'oro al concorso internazionale Sanremo. E vi dicevo di cartoline ritrovate neanche un mese fa. Guardate queste bellissime, 1941, con delle vedute assolutamente inedite. La stazione ci fa pensare che magari possa esserci in giro la cartolina, la chiesa, ma soprattutto guardate questo campo sportivo Costanzo Ciano, è quello che oggi è diventato il campo Gigi Meloni. Campo nel quale, nell'ultimo anno di guerra, o forse anche prima, ci fu un campo di concentramento, e con Fabio stavamo ragionando su come reperire delle informazioni un po' più dettagliate che ci consentissero di capire i contorni di questa vicenda. E in queste altre vedutine, Trecallo, il Polo Nord, il Corso, la via Canturina è il Corso. Una cartolina che riprende
molto più da vicino il lavatoio. Il lavatoio aveva la parte esterna molto aperta, semplicemente degli apporti, dei piloni, era un portico di fatto. Successivamente, proprio perché c'era corrente d'aria, venne chiuso. Una bellissima fotografia di una donna che lavava, che lava nella Segrada, nella zona del Bassone. Siamo vicini alla casa del Manuela. Il portico viene chiuso, vi dicevo prima, per evitare la corrente. L'immagine ci riporta ad un tempo che ci sembra lontano, anni luce rispetto ad oggi, ma che tutto sommato rimonta neanche 30 anni fa, 40. È una bella immagine con grande prospettiva, ci porta soprattutto nella zona sud, qui l'oratorio che è inaugurato nel 54, lo stradone e soprattutto la vista della zona sud, quindi il Bassone, la Torbiera, la Baraggia. Ecco, abbiamo trovato alcune immagini della Torbiera, queste risalgono addirittura all'inizio del secolo, e questo era negli anni 40, quando la torba veniva utilizzata come combustibile, molto fumigante, diciamo così, ma in tempi di guerra era l'unico elemento che potesse consentire di riscaldare un po'. E un'altra bellissima immagine del piano, è una fotografia. Monumenti, anche qui corriamo un po', dei monumenti abbiamo ripreso sia quelli ufficiali, quindi il monumento in piazza 4 novembre, quello di Trecallo, tra l'altro sul libro troverete una bellissima immagine a fotomontaggio del monumento di Trecallo con lo sfondo la Lolita. E soprattutto dei monumenti temporanei, sono i cosiddetti archi trionfali, che venivano costruiti, pensate, con ore e ore di intenso lavoro fuori dall'attività normale, in occasioni speciali. Queste sono proprio quattro cartoline non viaggiate, che riprendono gli archi pastorali, gli archi trionfali che erano stati realizzati per l'arrivo nel 1910 del vescovo e per la nomina del parroco a preosto con diritto di Campamagna. Questo in piazza della chiesa, questa quella sulla via alla chiesa, questo all'inizio della via alla chiesa, questo non siamo riusciti a decifrare dove fosse costruito, ma guardate che deliziosi e quanto lavoro c'era alle spalle. Questo è l'inizio della via Mascherpa e questo invece è l'inizio della via Giovane Italia con la casa del Cavaneta. Questo è Trecallo nella via interna e questo presumibilmente nella via interna ma un po' più addentro. Ecco, guardate quanta varietà e quanto sforzo anche organizzativo ci rivelano. Un altro arco nel 45 in occasione della giornata del Reduce, siamo a novembre del 45, e ci consente di vedere la rizzata, il fondo di cui vi parlavo prima. Qui una processione con le ragazze della compagnia di Santa Dorotea, con al centro i cantarini, che erano quelle che erano incaricate di sostenere il canto con la loro voce. Infatti, se guardate, questa è una bocca chiusa e questa invece è la bocca, insomma, ci davano dentro bene a cantare. Anche qui persone che abbiamo conosciuto. Se guardate, era certamente una festa, ma una festa con tanta mestizia sotto, perché se tanti erano tornati, tanti invece non avevano più fatto ritorno. E per loro era stato dedicato un arco all'inizio della via Mascherpa. Eccolo qui.
anche qui alcune cartoline che abbiamo scoperto erano proprio dedicate delle singole case, le ville, questa è Villa Maria Augio, la Casa Marelli in via Mascherpa, Villa Rocchi in via Priva per Callo, in via Provate addirittura 3, cartoline diverse, il caseggiato del Miu in via Canturina, questo siamo alla valle e siamo nel 48, che cosa ce lo indica? Guardate i manifesti che richiamano chiaramente una temperie politica abbastanza dirotta, il manifesto della Democrazia Cristiana, il manifesto del Fronte Democratico Popolare con la faccia di Garibaldi. Tanto combattuta, tanto contesa con tutti i mezzi, persino ad arrivare a rifare i manifesti del Fronte Popolare con una faccia di Garibaldi che capovolta si tramutava in Stalin. Mi piacerebbe riportarla e farla vedere. Il circolo familiare della Madonnina, anche qui Fabio è riuscito a ricostruire la data precisa facendo riferimento a questo manifesto che riporta una rappresentazione al teatro Cressoni e che quindi ha consentito di datare un film, datarlo al 1928, scusate. E questa è una cartolina assolutamente incomprensibile se non si leggesse Panorama di Muggio, frazione di Abate, quella serie di costruzioni dell'Ina Casa, dello IACP di fine anni 50, oggi assolutamente non leggibili dalla successione di edifici che ormai l'hanno reso accatastato, insomma, e quindi difficili da... Ma guardate, direi anche la linearità, la bellezza di queste casette, sono villette, anche bifamiliari o delle costruzioni più ampie, oggi sotto l'aspetto urbanistico assolutamente non leggibili. L'immagine saluti dal Dante con appunto le case nuove e questa immagine che non è albatese, ma permettete la possibilità di vedere dall'alto la città stando sui colli di Albate, non potevamo perdercela. È una cartolina viaggiata, panorama dai colli di Albate, città 1967. E le ultimissime cartoline sono chiaramente cartoline a colori, come questa bella di un giorno 70 con 4 vedutine, questa di Albate, anche questa è Albate e vediamo quanto affollata di edifici. Siamo negli anni 70, 71 circa. Anche questa, guardatela dal punto del Monte Goi, dove avevamo visto quella foto Brunner, che abbiamo messo a modo di paragone con questa, riprendendo da quella che avevamo visto nel 1921. Ecco, guardate questa. E guardate questa. Chiaramente nella storia non si può camminare con la testa rivolta all'indietro perché si corre il rischio di andare contro qualche cosa, di staccarsi la testa, però diciamocelo che questa immagine un po' di nostalgia ce la fa venire. Quantomeno la curiosità di scoprire come appunto da lì siamo arrivati a quell'altra. E per quanto abbiamo cercato e potuto fare, il nostro libro dovrebbe aiutarvi a ricostruire. Grazie. Eccoci. Cosa aggiungere? Con Luigi si pensava di avviare una campagna fotografica di oggi, della data di oggi,
produrre noi come lavorare le cartoline e invitare la gente a spedirle, perché se appunto nel 2050 dovremo realizzare un altro libro, dovremo poi partire da fase materiale. E quindi realizzeremo anche queste immagini, invitando le persone a spedire, con magari il premio per chi riesce a spedirla nel tutto più lontano. Fabio, cosa dici? Se vogliamo fare un libro possiamo farlo anche prima. 2050 mi sembra una... Vabbè, guardate lontano. No, volevo solo rispondere a quel piccolissimo annuncio che lei ha letto ma che poi si è dimenticata, e cioè che lavorando a questo libro e avendo messo mano a parecchi materiali provenienti dalla dittatura, merita un cenno di approfondimento la ditta Brunner, che è stata una delle più grandi aziende produttrici di cartoline in Italia. La ditta Brunner si insedia a Como nel 1904, è una, inizialmente una filiale della ditta di Zurigo, un ramo della famiglia Brunner che è in realtà Wyss, si trasferisce a Como esattamente con questa idea di fare, di costruire un grande stabilimento della produzione di cartoline nella patria del turismo, si intende. All'inizio del Novecento bisogna avere chiaro che la cartolina è un mezzo di promozione e di comunicazione fondamentale. Uno dei grandi storici della fotografia, che è Ando Girardi, parla proprio di spreco iconografico, perché si facevano cartoline su tutto, non solo stampate. I Brunner si ritagliano all'interno dello spazio, diciamo così, commerciale dell'immagine turistica in Italia, uno spazio che è uno spazio, come dire, popolare. In Italia restano più raffinati e più noti e più celebrati gli Animali, i Brogi, i Sommer, eccetera, eccetera, eccetera. Però la Brunner riesce a ritagliarsi uno spazio che è proprio commerciale, piuttosto grande, peraltro dividendosi il territorio con le altre corpiate più importanti concorrenti. Per esempio la Brunner non fa cartoline di Firenze, cioè era come andare a cercare di vendere i frigoriferi a Bologna, no? Cioè, più o meno, era veramente inutile. Dedica quindi molta attenzione ad alcune zone, sicuramente la Lombardia, sicuramente la Ligure, sicuramente la Liguria, e noi abbiamo la fortuna, sottolineo il termine, di aver conservato a Como l'archivio Brunner, che è quasi completo. Questo significa che alcune delle immagini che avete visto, e in particolare quella che su cui stiamo cercando di costruire una mitologia, che è quella che poi abbiamo parzialmente messo in copertina, questa immagine in campo lungo dal Monte Goi, che sono non cartoline, ma immagini fotografiche fatte per cartoline. In particolare quella lì, che nell'archivio Brunner viene definita foto vecchia, non è mai stata stampata come cartolina, e quella che abbiamo messo nel libro è la riproduzione dell'originale fotografico. I Brunner avevano anche uno studio fotografico proprio. Abbiamo anche qui la fortuna di sapere che uno dei primi fotografi al servizio della Brunner è Willy Schoenmeier, che a quasi nessuno dice niente, ma in realtà Willy Schoenmeier
il, uno dei principali etnostorici dell'Europa che viene in Italia nel 1921 a fare le sue ricerche, iniziando da Como perché c'è già più fratello e iniziando appunto a fotografare anche il Comasco, ma non andate, questo no, ci tocca, perché avendo un fratello fotografo professionista è un signor dilettante e quindi ci sono sue immagini degli anni 20 di Civello, dell'Alto Lago, alcune cose che noi abbiamo anche usato, sono conservate alla biblioteca di Basilea, se non ricordo male, l'Istituto Karl Jaberg dell'Università di Basilea. I Brunner, oltre a fare le proprie cartoline, stampavano anche le cartoline per gli altri, nel senso che il Longhi di Abate fa stampare alcune cartoline dai Brunner, ma sono firmate Longhi. Alcune volte si capisce che sono stampate dai Brunner perché omettendo il nome della ditta mettono il loro marchietto. Il marchietto, in genere in proporzioni minuscole, è un cerchio con una faccina di tutto che getta acqua a una fontanina. Giuro, lo giuro, è filato, non vedo perché dovrei parlare. Io cioè, studio i Brunner da parecchi anni, molti anni, ho sempre visto questo marchio, devo dire, mi sono sempre chiesto perché usassero questa fontanina, questo tutto che getta acqua. Perché i Brunner si fanno costruire lo stabilimento che è all'inizio della Val Fresca, di fianco la grande villa padronale che era sull'altro lato della valle, si vedono benissimo sopra il Borgo Vico. La villa è documentata opera di un architetto svizzero, cioè non sono venuti qui in massa, non è che sono. E c'è questa strana figura che non c'è da nessuno, cioè non è che è un elemento della decorazione della casa. Lavorando a questo libro, appunto, e continuando a ragionare sulle foto Brunner, sono stato illuminato. Come si dice fontana in tedesco? Brunner. Allora, è evidente che è uno stemma parlante. Cioè, giuro, non ci ero mai arrivato, non è una grandissima scoperta. Però è divertente, perché quello lì è il marchio di fabbrica che serve a formalizzare il fatto che molte delle cartoline che poi sono firmate, cioè sostanzialmente pagate dalla privativa di qua, dal tabaccaio di là, dal privato, ci sono anche delle cartoline, il padrone di casa faceva la cartolina per la sua casa, anche in aree centrali ci sono cartoline così di Como, di Como Centro. Allora, poi in realtà queste cose sono così belle e così ben fatte perché venivano affidate alla principale ditta disponibile a Como e forse anche in altre Italia. Persino uno dei grandi studi fotografici professionisti di Como, quello studio da Mazzoletti, che è uno studio che va avanti per più generazioni, che ha prodotto immagini, fotografie molto importanti, poi a un certo punto smette di far fare le cartoline, di far stampare le cartoline, diciamo così, a vanvera, cioè in giro così, e le affida a Brunner. Finisco perché così rispondo alla seconda domanda che mi ha fatto, sono preparato, alla signora professoressa. Allora, le cartoline sono prodotte in un modo molto diverso da come ce le immaginiamo, non sono delle semplici stampe tipografiche. Oggi, cioè le cartoline più recenti sono delle stampe offset, è come stampare la pagina di un libro semplicemente su un cartoncino un po' più resistente. Le cartoline inizio Novecento sono stampate con metodi di stampa molto diversi. Brunner in particolare mette a punto
che ha, non ve lo spiego perché è veramente molto complicato, tutta una serie di passaggi di cui anche qui fortunosamente abbiamo a Como ampie testimonianze sopravvissute, che ha un elemento fondamentale nel fatto che la texture, la trama dell'immagine è irregolare, è una specie di, non so come dire, disegno crettato, cioè a vermicelli, una cosa del genere, molto diversa dal retinofotomeccanico a punti, più o meno tondi, che è quello a cui siamo abituati, si vede benissimo nelle immagini dei vecchi giornali in bianco e nero, dove c'erano questi puntini che facevano le immagini. Invece le cartoline brune hanno questo retino, questa texture irregolare che le rende quasi fotografiche, ma non sono delle stampe fotografiche, sono delle stampe in senso stretto, delle stampe diciamo grafico che ha tutta una serie di passaggi intermedi e che riesce ad avere questa qualità veramente notevole, che è quello che ha fatto la fortuna commerciale della Brunner. Scusa, una notizia di passaggio è che il ragioniere della Brunner è stato per anni e anni Giovanni Guarito, fratello dell'Emilio, e non ha conservato nulla. Perché tante volte ci capita di arrivare, se non il giorno dopo, l'anno dopo, e sentirci dire: ah, oh, sì, avevo, e lo buttate via. Ma se non me lo dicevate! E più o meno, anche così, quindi facendoci anche sentire in conto di non essere arrivati prima. Vabbè, quindi da qui l'appello per dire: se conoscete, se avete, andate a guardare nei cassetti, nei solari, nei pauli, dove pensate di poter trovare qualche cartolina. Luigi, sapete dove abita, ci dobbiamo preparare per i prossimi. Innanzitutto ringraziamo Luigi di averci fatto con questa raccolta strepitosa il dono di una miniera davvero straordinaria. Lo invitiamo verso da fare a pensare alla campagna di stampa di nuove cartoline per poi in primavera organizzarne la spedizione.